Caminam ha presentato istanza di modifica dell'autorizzazione, nello specifico l'ampliamento della capacità produttiva e l'introduzione dell'attività di recupero rifiuti R5 presso lo stabilimento di Via Brindani. La Giunta regionale, con deliberazione numero 1447 del 2016, provvedimento di verifica screening relativa a modifiche impiantistiche con l'impiego di tecnologie di ultima generazione per la produzione di lastre ceramiche, aumento della capacità produttiva ed inserimento dell'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi nell'impianto esistente Laminam, sito in via Brindani a Borgo Taro, ha deciso di escludere dalla procedura di valutazione di impatto ambientale VIA sia la richiesta di ampliamento della capacità produttiva che la richiesta di svolgere l'attività di recupero rifiuti R5 presso lo stabilimento di Via Brindani. Da oltre un anno i cittadini che vivono a Borgo Taro lamentano anche tramite segnalazioni inviate sia al Comune che ad ARPAE fumi e odori sgradevoli provenienti dalla ditta che in alcuni casi hanno provocato veri e propri malesseri fisici. Il continuo disagio provocato dai fumi e dagli odori provenienti dallo stabilimento della Laminam hanno portato molti cittadini borgotaresi ad organizzarsi in un'associazione denominata Per il futuro delle nostre valli, ambiente, salute e vita, il cui scopo è la tutela della salute individuale e collettiva delle persone e la tutela della qualità dell'aria e dell'ambiente per il territorio montano. L'associazione, preoccupata per la richiesta della ditta di ampliare la capacità produttiva e di introdurre una nuova attività di recupero rifiuti R5 presso lo stabilimento, ha presentato all'Assemblea legislativa una petizione nel 2017 che propone di annullare gli effetti della deliberazione della Giunta regionale del 2016 al fine di includere la ditta nella procedura di impatto ambientale e di richiedere un'audizione da parte della competente commissione assembleare per specificarne le ragioni. L'Assemblea legislativa, con deliberazione numero 80 del 2017, ha deliberato di dichiarare la parziale sussistenza delle condizioni di ammissibilità della petizione limitatamente alla richiesta di audizione da parte della competente commissione assembleare e di dichiarare invece l'inammissibilità laddove la petizione chiede di annullare gli effetti della delibera della Giunta regionale del 2016 in quanto non conforme all'articolo 16,1 dello Statuto regionale. Evidenziato che ad oggi non è dato sapere quando sarà indetta l'audizione richiesta dai cittadini dell'associazione, è dovere delle istituzioni che hanno a che fare con questi territori proteggere la salute dei cittadini informandoli tempestivamente sulle azioni da intraprendere prima e dopo un evento dannoso. È dovere delle istituzioni rispondere sempre e comunque alle segnalazioni dei cittadini, anche se non si riscontrano pericoli alcuni a cose o a persone. È diritto dei cittadini avere tempestivamente una risposta, anche solo in forma di rassicurazione da parte delle istituzioni che li rappresentano. Ed evidenziato anche che nei pressi del sito in cui insiste l'azienda sono presenti intense attività umane, una scuola, un ospedale, attività sportive con palestre e campi da calcio, un centro commerciale, attività commerciali e artigianali, il centro abitato di San Rocco e la stazione ferroviaria, si interroga la Giunta regionale e l'assessore competente per sapere se siano a conoscenza delle numerose segnalazioni effettuate dai cittadini di Borgo Taro relative ai fumi e agli odori sgradevoli provenienti dalla ditta. Se non credono sia opportuno, fin tanto che non venga indetta dalla Commissione competente dell'Assemblea legislativa, l'audizione richiesta dall'Associazione per il futuro delle nostre valli, ambiente, salute e vita, sollecitare ARPAE affinché effettui tramite i suoi tecnici una mirata campagna di monitoraggio straordinaria, anche installando la specifica apparecchiatura tecnologica in loro dotazione, i cosiddetti nasometri, ovvero nasi elettronici, con lo scopo di identificare in tempi brevi le cause degli odori sgradevoli e dei malesseri lamentati dai cittadini di Borgo Taro.